Nel canale chiamato Fourth Wall possiamo vedere tantissimi video strani e inquietanti. Si tratta del canale di un uomo di nome Meguro, che dopo aver comprato questa casa si è convinto che fosse infestata. Ma la sua convinzione non è infondata, perché dal momento in cui l'ha acquistata ha iniziato a vedere e sentire strani e spaventosi fenomeni. Per questo ha installato varie videocamere in tutta la casa e ha iniziato a riprendere tutto, da strani rumori provenienti dal guardaroba a questa cosa nel bagno. Guardate. Come avete visto, pare che un rubinetto si sia aperto da solo bagnando il pavimento e subito dopo la porta della zona doccia si è chiusa inspiegabilmente. In questo momento Meguro riceve una notifica sul cellulare che lo informa di movimenti nel bagno. Va a vedere e questo è ciò che trova. Assolutamente nulla. Ma la cosa decisamente più spaventosa è ciò che ha ripreso la videocamera del bagno quando Meguro ancora era a letto a leggere la notifica. Prima che andasse a vedere, subito dopo che la porta della zona doccia si è chiusa da sola, è accaduto questo. Ed è qui che l'uomo è andato a controllare, non trovando nulla. Sicuramente una cosa terrificante da riprendere in casa, ma non è l'unica che gli ha fatto venire i brividi. Guardate cosa aveva ripreso qualche giorno prima. Sembra non essere solo in camera, dato che si può chiaramente sentire qualcuno bussare dal guardaroba, ma lì dentro non c'è niente e nessuno. Ma non è tutto. Anzi, dopo circa un mese dalle riprese che vi ho mostrato, Meguro pubblica un altro video. Possiamo vedere che entra in camera da letto e quando spegne la luce, anche questa volta sente bussare dal guardaroba. Si alza, va a vedere e ancora una volta non c'è niente. Però è successa una cosa ancora più strana che forse non avete notato. Se guardate bene, quando entra in stanza, le porte del guardaroba sono chiuse. Ma dopo che spegne la luce, ecco che d'un tratto le vediamo aperte. Ma questo è niente in confronto a quello che ha ripreso nel febbraio 2022. Guardate. Quando spegne la luce, sia in camera da letto che nell'altra stanza, si può vedere una figura proprio accanto a lui. Molte persone credono che questa sia la prova inconfutabile che in casa sua ci sia qualche presenza. Altrettante, però, credono che sia stato tutto architettato, forse anche in fase di editing video. Ma voi da che parte state? Meguro potrebbe davvero vivere in una casa infestata? Quelle che state per vedere sono le strane esperienze di Brandy River. Questa donna su TikTok ha pubblicato alcune delle strane attività che è riuscita a riprendere in casa sua. Il primo video dell'account risale al gennaio 2022. Qui racconta di essere stata fuori a cena con suo figlio e di essere appena tornata a casa. Dalla macchina però nota che la luce della camera da letto è accesa, mentre ricordava di averla lasciata spenta. Questo è ciò che ha ripreso. So, me and my kid just got back from eating dinner and my bedroom light is on, which is strange because I don't remember leaving it on. Are you sure? Yeah, I'm sure I didn't leave it on. Come on. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. Oh my God. I don't know. Mom, go. Oh. If you hear me scream, y'all hear me scream, call 911. Okay. Okay?
chiaramente qualcosa o qualcuno lì dentro. Ma credo che si tratti di un fenomeno facilmente replicabile. Basterebbe un complice che rimane in camera da letto. Ma vi sto comunque mostrando questi video perché la vicenda non si conclude qui. Anzi, pochi giorni dopo, Brandy e sua sorella stavano chiacchierando nel divano in sala, quando ad un certo punto hanno sentito degli strani rumori provenire da una delle camere. Sua sorella quindi decise di andare a vedere, mentre Brandy la registrava. Ed ecco cosa è successo. Girl, there ain't nothing back there, I'm telling you. The light just went off. Nothing back there, right? There's nobody back here. I told you. There's never... Oh my God! 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 In un'altra occasione è stata Brandy a riprendere quella stessa camera ed è successa la stessa cosa ma da un punto di vista differente. Guardate. No, 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 no. Sembra che in quella stanza ci sia qualcosa di davvero strano, dato che si tratta della stessa stanza ripresa la prima volta dall'esterno. Cosa potrebbe essere secondo voi? Sicuramente sono degli eventi spaventosi, ma quello che sto per farvi vedere lo è molto, molto di più. Brandy è sul divano con suo figlio, quando inizia a sentire dei passi e delle voci provenire da quella stanza. Spiega che sembra che suo figlio la stia chiamando dalla stanza, ma come vi ho detto, suo figlio era proprio accanto a lei. Ecco cosa ha registrato. Credo che questo sia davvero un evento terrificante, ma ancora una volta non sarebbe difficile ricrearlo e metterlo in scena. Pensate abbia genuinamente ripreso una presenza oppure credete ci siano altre spiegazioni? Dopo quel particolare video, le uniche cose che ha pubblicato sono delle clip dei suoi cani che si comportano in modo strano in camera da letto o vicino a quella stanza. Guardate ciò che fanno. Ancora una volta, fatemi sapere quali sono le vostre impressioni. Brandy sta vivendo in una casa infestata, oppure si sta inventando tutto? In questo video vediamo due amici in live streaming. Stanno giocando ai videogiochi, come fanno spesso in live, e proprio durante questa diretta catturano qualcosa di decisamente strano. Sono circa le 5 del mattino, e i due sentono un inspiegabile rumore provenire dalla cucina alle loro spalle. Pensano che si tratti di un familiare che si è svegliato ed è andato in cucina per mangiare qualcosa, quindi si tranquillizzano e non ci pensano molto. Ma poco più tardi accade qualcosa che cattura completamente la loro attenzione, qualcosa che li costringe a chiudere immediatamente la live. Mentre giocano in live nel buio, riprendono questo. Esatto, era. Iba a ser un pez. La 5. ¿Eh?
All'inizio possiamo vedere che la porta del frigo si apre da sola, come se qualcuno fosse proprio andato a prendere qualcosa da mangiare. E per loro è plausibile sia andata così, dato che uno dei due ragazzi ha un fratello che ogni tanto si alza e va proprio al frigo per cercare degli spuntini. Quindi quando si girano e vedono la porta del frigo aperta, pensano che il fratello l'avesse lasciata così per sbaglio. Uno dei due perciò si alza e va a chiuderla, ma mentre torna indietro, una sedia si muove improvvisamente da sola. I due rimangono pietrificati dalla paura. In questo momento si rendono conto che probabilmente non era stato il fratello a lasciare il frigo aperto, anzi avevano appena assistito ad un fenomeno paranormale, o almeno questo è ciò che pensano loro, e ciò che pensano anche le persone nei commenti. Ma come al solito, voglio sentire anche la vostra opinione. Pensate si sia trattato di un evento paranormale? Oppure è successo qualcos'altro?